Ma che valore ha una giornata uggiosa? Ma che valore ha una vita mai spesa? Buongiorno amici dello Zoccolo Duro. Oggi giornata di pioggia, giornata uggiosa, come diceva il buon Cesare Battisti. Va bene, non si chiama Cesare, Lucio Battisti, scherzo. Cesare Battisti è un altro che conosciamo, ma lasciamo perdere. Oggi voglio parlare di oriundi. Allora, prima di parlare degli oriundi, voglio dire che ieri poi alla fine la Samp ha vinto il derby. Complimenti alla Samp, gran partita, continuano a fare un gran calcio. E il Crotone è andato a vincere a Bologna. A Bologna! Tra l'altro Verdi segna prima una punizione di sinistro e poi la punizione di destro. Ma io non ho mai visto una roba del genere. Io da quando sono nato io non ricordo di aver mai visto un giocatore che segna prima la punizione di sinistro e poi la punizione di destro. Probabilmente record. Ma poi bidestro, destro, sinistro. Ma poi una punizione, posso capire la sua azione. Ma battere una punizione vuol dire che proprio qualità ce n'è. Tanto non convocato in nazionale, però vabbè. Proprio di questo voglio parlare. Non convocato il buon Verdi, che non è Giuseppe nemmeno lui, Simone, ma è stato convocato Jorginho, che ottimo giocatore e come giocatore giustissimo che sia stato convocato. Però io non sono d'accordo con il nostro tecnico, il nostro grande Christian, perché aspetta che fatemi prendere la vitamina. Perché non sono d'accordo con Christian? Perché secondo me gli oriundi non devono essere convocati, cioè non ci devono essere oriundi nazionali. Cioè, quando io guardo la nazionale devo guardare le persone della mia nazione, quindi gli italiani. Ma lo stesso vale anche per le altre nazioni. La Francia non ne parliamo. Secondo me la nazionale deve essere rappresentata da persone nate e cresciute in quella nazione. Ma lo stesso valeva per Camoranesi, lo stesso vale per Eder. Un secondo che c'ho il parapappa qua. E stavo dicendo, lo stesso vale anche per gli altri, vale anche per le altre nazioni. E questo senza contare il valore tecnico. Questo non è una questione di valore tecnico, io non ce l'ho con Jorginho, ci mancherebbe. Buon giocatore, ti ho detto. Più forte probabilmente di quelli che stanno giocando, eh. Però se guardo l'Italia, vedo l'Italia. Questa regola degli oriundi è da eliminare, ma totalmente. Già prima che ce n'era uno ogni morte di papa, già non mi piaceva sta regola. Ma adesso sta diventando un mercato, un mercato. Cioè, ci sono giocatori che possono scegliere fra due o tre nazionali in base a quello che gli pare. Ragazzi, non va bene. Per me non va bene. Io sono contrarissimo agli oriundi, ma non è una questione di razzismo. Questione che se no diventano squadre di club. Nelle squadre di club, per esempio, nella mia squadra, tutta la vita vanno bene gli stranieri. Io non sono quello che devono giocare solo gli italiani. Per me devono giocare i più forti. Poi che tante volte qualche straniero venga sopravvalutato, sono d'accordo, ma pure gli italiani. Quindi quello è un altro discorso di raccomandazioni, è un altro discorso. Per quanto riguarda gli stranieri, se sono forti ben vengano, ma non in nazionale. In nazionale voglio gli italiani. In Francia i francesi, in Germania i tedeschi e così via. Posso ancora capire che uno abbia origini straniere, però se sei nato e cresciuto in Italia, chiamiamo gli Ucraina, quindi va bene, nel senso, quando nasce mio figlio non è che lo mando a giocare in Ucraina. Se nasce qua e cresce qua, giocherà nella nazionale italiana. Se è scarso come il padre, non credo. Quando lo farò, se lo farò. Comunque, ribadisco, no agli oriundi. Capisco che c'è la regola e quindi se c'è la regola, tu dici, la regola c'è, ne approfittiamo. Ma se non c'è qualcuno che inizia a dare l'esempio dicendo no, nella mia nazionale non chiamo oriundi, ma proprio deve essere proprio
la Tavecchio, cioè la FIGC italiana, la Federazione Italiana, a vietare questa cosa degli oriundi. Bisognerebbe fare una votazione e vietarlo. Poi, se nella votazione vincono gli oriundi, non sono d'accordo, è semplice. La democrazia è così, non è che tutto quello che decidono devo essere d'accordo. Su questo non sono d'accordo. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao ragazzi!